Siccome alcuni parlavano del tempio e dicevano che era molto bello per le pietre e per i doni votivi che lo adornavano, egli disse: «Verranno giorni in cui tutto quello che ammirate sarà distrutto e non rimarrà pietra su pietra. Fate attenzione a non essere ingannati, perché molti verranno e si presenteranno con il mio nome dicendo: sono io e il tempo è vicino. Voi però non seguiteli». Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non abbiate paura. Devono infatti succedere prima queste cose, ma non significa che subito dopo ci sarà la fine. Un popolo si solleverà contro un altro popolo e un regno contro un altro regno. Ci saranno dappertutto terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fenomeni spaventosi e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto ciò, vi prenderanno con violenza e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti ai loro re e ai loro governatori a causa del mio nome. Allora avrete occasione di dare testimonianza. Ritenete per sicuro che non vi dovete preoccupare di quello che direte per difendervi. Io stesso vi darò linguaggio e sapienza, così che i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete consegnati persino dai genitori e dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e molti di voi saranno uccisi. Sarete odiati da tutti per causa del mio nome. Eppure, nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime.